Quante volte abbiamo visto bellissime immagini di uccelli che si affacciano dai loro nidi nelle cavità degli alberi o sentito il picchio battere su un tronco alla ricerca di insetti? Questi animali, come anche alcune specie di pipistrello, vengono inclusi nella biodiversità saproxilica perché dipendono, in una qualche fase del loro ciclo vitale, dal legno morto o da altri organismi saproxilici. Ne sono un esempio appunto i picchi, che si nutrono di insetti saproxilici. Gli insetti saproxilici possono essere classificati in vario modo, ad esempio in base allo stadio di decomposizione del legno da loro preferito. Ce ne sono alcuni attirati dal legno sano di alberi ancora in piedi e altri invece che preferiscono gli ammassi fibrosi che rimangono a terra dopo le varie fasi di degradazione ad opera di tutti gli altri organismi saproxilici. Tra gli insetti saproxilici più famosi ed importanti abbiamo ad esempio la rosalia alpina, che con la sua caratteristica colorazione blu è diventato ormai un simbolo della biodiversità forestale, oppure il cervo volante, uno dei più grossi coleotteri presenti in Europa, o ancora lo scarabeo eremita, un'importante specie ombrello, chiamata così perché la sua salvaguardia implica la tutela di un habitat che l'insetto condivide con molte altre specie, proteggendole appunto come un ombrello. Altre importanti specie saproxiliche appartengono agli uccelli, ad esempio il picchio nero e i rapaci notturni come la civetta nana e l'allocco degli Urali, specie rare che nidificano nelle cavità degli alberi. Infine, anche i pipistrelli beneficiano della presenza del legno morto e di alberi vetusti, sia per nidificare, in aperture sul tronco o sotto porzioni di corteccia distaccata, che per nutrirsi, vista l'abbondanza di insetti in questi ambienti. Anche se a prima vista possono sembrare tutti uguali, i pipistrelli saproxilici presenti in queste foreste appartengono a ben 6 specie diverse.